Ciao ragazze e ragazze, allora parto dal presupposto che ho sempre la febbre. Dopo 5 giorni c'ho sempre la febbre, anche se mi è calata. Dopo 5 giorni di febbre a 39,7, adesso l'ho a 37,8, quindi praticamente niente. Però ho ancora le placche alla gola, mi fa sempre male la testa, però ho detto non posso stare tutta la settimana senza fare video. Perché se no, poverini i miei iscritti, e quindi eccoci arrivati con un nuovo VIPissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo mondiale preferita, creata da una costola del più famoso tubissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferita. Oggi parlerò un po' lento, un po' così, un po' di pause, perché appunto sono influenzato, come vi ho già detto. Insomma, chi sono i protagonisti di questo episodio? I protagonisti sono i due cantanti più di successo degli ultimi anni, Ed Sheeran e Lady Gaga. Cosa è successo fra i due? Allora, Ed Sheeran qualche giorno fa ha dichiarato ad un giornale, il The Sun, che non usa più il suo profilo di Twitter, non scrive più su Twitter perché tempo addietro dei fan di Lady Gaga lo avevano praticamente assaltato, avevano assaltato il suo profilo di Twitter offendendolo proprio di brutto. Ha dichiarato questo precisamente: mi sono staccato da Twitter completamente, basta, non riesco più a leggerlo. Le persone dicono cose cattive, certi commenti mi rovinano la giornata e quindi preferisco staccare. Definitivamente, i fan di Lady Gaga hanno letto un'intervista dove secondo loro io parlavo male di lei e quindi mi hanno ricoperto di schifoso odio. Allora, di cosa parlava? Quale dichiarazione aveva fatto infuriare Little Monster? Praticamente, quando uscì l'album Diviso, Divide, Ed Sheeran ha lasciato delle dichiarazioni di tutto il mondo in cui parlava un po' di quello, un po' di quello, un po' di quell'altro. E la dichiarazione che ha fatto infuriare Little Monster fu questa: non voglio essere quel tipo di artista che ha due album di successo e poi crolla. Voglio ascoltare quello che la gente vuole. Certi artisti pensano di essere più grandi, di sapere tutto, poi però improvvisamente non sono più così grandi. Non voglio fare il Super Bowl anni dopo il mio più grande disco per dimostrare a tutti che sono ancora rilevante. Ora, tutti sapete che quest'anno Lady Gaga ha fatto il Super Bowl. Tutti sapete che Lady Gaga ha fatto due album di grandissimo successo, Born This Way e The Fame, che poi c'è stato The Fame Monster, ma quindi io lo metto tutto in un unico, per poi andare un po' a crollare. Quindi tutti i Little Monster hanno iniziato a dire: sta parlando di Lady Gaga, Super Bowl, due album di successo. Certi artisti pensano di essere più grandi. Lady Gaga ha sempre detto di essere grandissima. Creiamo l'hashtag su Twitter Ed Sheeran is over party, che is over party va molto di moda. Andava di moda quando c'è stata Rosalba, che ve l'ho detto in un tubi su Rosalba is over party, qualcosa del genere. Va sempre di moda quando c'è qualche guerra su Twitter, is over party. Quando voi vedete un hashtag is over party con qualcosa, vuol dire che sta succedendo qualcosa. Allora, detto questo, sono andato a controllare il Twitter di Ed Sheeran. Effettivamente lui non pubblica nulla, vengono solo pubblicate le foto che lui stesso pubblica tramite Instagram perché ha il profilo evidentemente collegato anche con Twitter. Fatto sta che qualche giorno dopo Lady Gaga ha risposto a questa dichiarazione di Ed Sheeran, evidentemente molto toccata da questa sua dichiarazione, e quindi ha pubblicato una sua foto insieme ad Ed Sheeran sul suo profilo Instagram, che la potete vedere tutti qua, per esempio, in cui scrive: che incredibile talento, artista di talento è Ed Sheeran, merita tutto il nostro amore e rispetto come tutti gli umani fanno. Spero tutte le persone in internet siano positive, eccetera, 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 eccetera. Insomma, bacchetta Lady Gaga, i suoi Little Monster. Cosa sta succedendo alla mia?
faccia alla mia luce. Insomma, bacchetta in questa foto Lady Gaga e Little Monster dicendo: ah raga, abbozzatela, cioè io sono la cantante che per antonomasia canto al Born This Way, all'accettare gli altri, accettare se stessi, a che la diversità va bene, a che non bisogna mai offendere, a che non bisogna mai essere dei bulli e tutto quanto, e voi che mi seguite non avete capito nulla, che fate? Andate ad offendere subito una persona perché ha dichiarato una cosa che voi pensate che sia riferita a me. Anche se fosse riferita a me, sti cazzen, ragazzi, pace, oi oi, è una dichiarazione, si vive tutti benissimo lo stesso. Quindi, Lady Gaga, evidentemente, dopo questa foto, dimostra di non essersela presa per quell'intervista lasciata da Ed Sheeran qualche mese fa, quindi non vedo perché i Little Monster dovrebbero continuare ad offendere Ed Sheeran. Ed Sheeran adesso sarà contento che Lady Gaga abbia preso le sue parti, fatto sta che ancora non ha preso Twitter in mano e penso che non lo prenda quasi più. Fatto sta che volevo parlarvi di una cosa ora, velocissimamente, prima di chiudere il video. Mi è venuto in questi giorni, ho letto su Facebook delle notizie tipo che Adele probabilmente non canterà mai più. Ora, io spero sia una cavolata tipo Lercio queste cose qui, perché io sapevo che gli ultimi due concerti a Wembley gli aveva cancellati perché si era fatta male alle corde vocali, doveva operarsi, e lì ok, però ho visto degli articoli tipo Adele rischia di non poter cantare mai più per via di un'infezione alle corde vocali, addio alla musica di Adele. No, non ti pensare di fare una cosa del genere, Adele. Se fosse vera questa cosa, non lo pensare minimamente, perché non mi hai fatto prendere i biglietti per vederti live a Verona né il 29 né il 28, né il 29 né il 30, insomma quei due giorni, né l'uno né l'altro giorno. Quindi io, prima che tu smetta di cantare, ti dovrò vedere, quindi guarda un po' di pagare i dottori più... Ora poi ci si lamenta che io ho la febbre e il mal di testa, ragazzi, tutto il giorno, che ci sono i cani che abbaiano, tutto il giorno, tutto il giorno. E non smetto, non smetto. Comunque stavo dicendo, perché c'ho il capo che mi sta scoppiando letteralmente, Adele paga i dottori più sofisticati, più bravi del mondo, dato che i milioni ce l'hai anche, pagali per farti rimettere a modo la voce, perché io ti devo vedere live e poi voglio minimo un altro CD, ragazza mia, e che vai, ne fai tre e poi va via. No, bellina, guarda di rimetterti in sesto. Fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa shade tra Ed Sheeran, Lady Gaga e Little Monster, se la risposta di Lady Gaga la vedete sincera o paracula, se i cani che stanno abbaiando ancora qua sotto di sottofondo vi danno noia anche a voi e vi stanno urtando i nervi, e se la mia voce da malato e da gola placcosa mi rende più sexy oppure no. Fatemi sapere tutto quello che volete, mettete mi piace a questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.